Adesso c'è un lungo calendario, come sappiamo, l'avrai ovviamente visto. Quale potrebbe essere la gara più complicata, la più semplice, se ce n'è una, perché la Formula E è talmente particolare. Beh, allora, intanto a San Paolo ci aspettiamo un super caldo, nel senso che 7 dicembre, già l'anno scorso eravamo a San Paolo a marzo ed era molto caldo. Quindi ci aspettiamo molto caldo, il molto caldo poi complica un po' la gestione della batteria, perché comunque bisogna dissipare il più possibile il calore generato dalla batteria. Messico, Città del Messico, il caldo è un semi problema, non è un grande problema. C'è la novità di Jeddah, che è una pista che non conosciamo, è sostanzialmente una buona parte della pista di Formula 1. Siamo molto contenti di andare lì e sarà una nuova esperienza per tutti. Penso che la gara più interessante in assoluto della Formula E sia Monte Carlo, nel senso che penso che tanto essere lì, stessa pista della Formula 1, con l'organizzazione meravigliosa che Monte Carlo sa creare per un Gran Premio in termini di tribune, organizzazione, garage, cioè veramente è una cosa veramente ben fatta. E poi penso che le nostre macchine siano molto adatte alla pista di Monte Carlo, sia una delle piste nel quale si possa veramente esprimere il potenziale. Penso che siano più adatte le macchine di Formula E che le macchine di Formula 1, vista l'enorme potenza a Monte Carlo. E noi diventano sempre delle gare molto molto belle. Nonostante siamo a Monte Carlo, ci sono sempre molti molti sorpassi, molti duelli, e quindi diventa sempre una gara estremamente interessante. Che per voi oltretutto è la gara di casa, non è casa ma è Noi quasi. è quasi casa, sì, assolutamente. E questo paragone che si potrebbe fare direttamente con la Formula 1, visto che adesso c'è più potenza, c'è la trazione integrale, è anche uno stimolo in più. Ma secondo me noi non dobbiamo vivere questo paragone con la Formula 1. Sono due campionati diversi che hanno due scopi diversi e probabilmente hanno una parte del pubblico che è diverso. Dobbiamo continuare sulla nostra strada sviluppando questo concetto di performance, certamente delle vetture elettriche, ma anche con un occhio alla sostenibilità, motivo per cui abbiamo un solo tipo di gomma, ad esempio, e questo è un po' il nostro filone, la nostra strada. Le vetture progrediscono molto, progrediscono velocemente. Stagione 11, siamo già alla versione 3 Evo, quindi sostanzialmente 3,5 di sviluppo delle vetture, quindi si è progredito tantissimo. La 4WD è anche questa una grande novità, con la trazione integrale. Chiaramente è solo nella modalità 350 kW, quindi solo in alcune fasi, quindi ad esempio le qualifiche, i duelli, l'attack mode e la partenza. Però già cambia radicalmente quella che è la performance. Credo che poi il salto quantico verrà fatto con la generazione 4, nel quale le quattro ruote motrici saranno attive in maniera diversa per arrivare a una potenza, si dice, di 600 kW, quindi comunque potenza mostra, e lì a quel punto eventuali paragoni di performance si possono fare, ma resta un concetto, cioè non andiamo a cercare la performance e basta, perché sennò avremmo anche gomme diverse, e lì a quel punto i tempi sul giro cambierebbero di molto. Le gomme si sono evolute, sono le gomme giuste rispetto al capitolato che abbiamo chiesto, che abbiamo creato assieme alla FIA, perché lo scopo del campionato è una performance con chiaramente però un occhio continuo sulla sostenibilità, e quindi questo fa parte di non avere 3 milioni di gomme, camion, quindi tutto quello che poi ne va assieme alla logistica. Grazie Eugenio, buon fine prove e noi ci vedremo a San Paolo. Grazie, arrivederci.